Ci troviamo all'oratorio di Rovitelli, a Maria Ausiliatrice a Canicattì, con noi Cesare Calabrò. Il 21 giugno riparte il Grest e quest'anno i bambini sono proprio tantissimi. Quanti sono? Allora, abbiamo 400 bambini. Eravamo partiti per cercare di essere un massimo di 350, però poi con i più piccolini non abbiamo saputo dire di no. Quindi abbiamo aperto un po' quasi a tutti, fin dove possiamo arrivare con le forze, perché noi pensiamo che il nostro Grest, dopo 34 anni di Grest che continua da veramente al 1989, pensiamo che si debba dare la qualità e non tanto la quantità, quindi cerchiamo di stare molto attenti anche in questo. Ci sono tanti giovani animatori, li vediamo nelle immagini che stanno preparando il coro. Quanti sono? Allora, abbiamo circa 60 animatori, giovani animatori che vanno dai 16 anni ai 20 anni e poi diciamo che c'è la fascia dei più grandi, persone dai 20, 25, 30, 40 anni che girano attorno all'oratorio, al Grest a dare una mano. Questi ragazzi, c'è da dire, sono ragazzi che durante l'inverno hanno fatto un cammino di formazione, quindi non sono animatori improvvisati, sono animatori che hanno fatto i corsi di formazione qua all'oratorio durante l'inverno una volta a settimana, assieme alla pastorale diocesana hanno partecipato a diversi incontri, fanno parte del movimento giovanile salesiano e hanno preso anche parte a incontri di formazione con un'equipe esterna regionale. Quindi giorno 21 il via, che orari si faranno e che tipo di attività si svolgeranno? Allora, solitamente i nostri orari sono 9.30 o 12.30 tutti i giorni tranne la domenica e il lunedì mattina, e poi 16.30 19.30, mentre il venerdì sera faremo sempre la seratina di piccoli spettacoli proprio fatti dai ragazzi nei laboratori espressivi che si realizzeranno ogni mattina. Poi ci hanno anche laboratori di ceramica, gesso, diciamo così, per creiamo l'art attack per chi per essere un po' più precisi. Poi avremo anche l'attività, quest'anno riproporremo l'attività di cucina. La novità, speriamo che decolli, è il giornalino. Quindi faremo un'attività di giornalismo, anche perché in molti siete posso permettermi anche di te, siete usciti all'oratorio con questo sogno nel cassetto e poi avete fatto un vostro mestiere. Cesare, 34 anni di Grest qui all'oratorio, tu li hai seguiti tutti, i ricordi più belli quali sono? Allora, sicuramente uno dei primi ricordi più belli che perché ero piccolo, ovviamente, era il 1989 quando venne per la prima volta Don Santo Muratore assieme, coadiuvato allora parroco della parrocchia Annunziatrice, Padre Cuva, ricordo. E non si capiva cos'era questo Grest, non si capiva cos'era. Il Grest è gruppo, chiamato Grest, gruppo estivo, proprio inventato da un salesiano, Don Solarino, negli anni 70. E portò questa novità, che portò 500 ragazzi e diciamo sì, 70 animatori circa improvvisati, perché erano i ragazzi di Canicattì un po' più grandi, 14enni, che si affacciavano a questa realtà. E proprio forse questo è uno dei ricordi più belli, perché era un Grest forse un po' più genuino, perché non sapevamo che cosa ci attendesse, che cosa era per noi, e non sapevamo la magia del Grest che poi ha portato ad avere in pianta stabile l'oratorio salesiano qua a Canicattì. Ricordi bellissimi, perché c'ero anch'io, veramente era tutto genuino, tutto spontaneo. Poi negli anni sono spuntati tantissimi Grest privati di ogni tipo, ce n'è a Canicattì, però il Grest dell'oratorio di Rovitelli è quello che sia io che tanti della nostra generazione hanno nel cuore, ed è bello che continui a durare negli anni. Sai, è importante che a Canicattì ci siano anche altre realtà, perché così si può anche diversificare, anche perché noi non prendiamo tutte le fasce d'età, i più piccolini, 2, 3 anni, 4 anni, in questo momento non so in futuro cosa ci riserva, però in questo momento non è possibile seguirli, ed è importante che questi, più che Grest, permettimi, non me ne vogliate, sono dei centri estivi, dei campus estivi, chiamiamolo come vogliamo, perché il Grest è una peculiarità dei salesiani che poi è stata esportata nelle parrocchie. Ma il Grest genuino, il vero Grest, è quello che tu trovi 400 bambini che giocano indistintamente
a pallone, a basket, fanno laboratori, fanno attività di musica, senza altro, solamente con lo scopo degli animatori di fare crescere questi ragazzi, e sempre, e continuerò a dirlo, in pieno volontariato da parte di tutti. Quanti ne hai visti uscire da qua e quando li rincontri? 34 anni sono tanti. Allora, io rincontro sia ragazzi che erano con me da Crestini, sia anche animatori che sono usciti dalla mia formazione. È una cosa bellissima, una cosa che non si può nemmeno spiegare. Ricordo un incontro in particolare con un ragazzo che era un po' più disgraziato di tutti, diciamo così, un po' più vispo e vivace. Lo rimproveravamo spesso noi animatori, i salesiani che c'erano in quel periodo. Ebbene, poi ci siamo persi di vista per un paio di anni. Adesso questo qui ha un bel posto, lavora ancora nelle forze dell'ordine, per dire. Poi ci sono anche giornalisti, ci sono medici, tanti e tanti medici che abbiamo avuto all'oratorio, che vuol dire ingegneri che hanno fatto carriera e si trovano in Alta Italia. E sparsi anche per il mondo. È bello perché quando ci rincontriamo è come se il tempo non fosse mai passato. Ci ritroviamo con quella genialità da scherzare e ridere come se fossimo fermi nell'89, nel 90, nei vecchi anni. Questi sono comunque gli insegnamenti dei salesiani che abbiamo ricevuto un po' tutti stando qui. E quindi dicevi, i bambini più piccoli non ci sono, da che fascia d'età partono? Allora, partiamo ai 5 anni, per quest'anno abbiamo scelto fare 5 anni che a settembre inizieranno la prima elementare. Fino a qualche anno fa preferivamo prendere i ragazzi già scolarizzati, perché è più facile spiegare a loro le attività, i giochi e i laboratori. Però abbiamo visto che dobbiamo adattarci con le nuove generazioni. I ragazzi ormai crescono a vista d'occhio, e i ragazzi di 5 anni ci siamo resi conto che sono dei ragazzi che è come se ne avessero 6-7. Quindi è giusto adattarsi al territorio, adattarsi alla generazione, adattarsi soprattutto a fare ciò che piace ai ragazzi, perché non possiamo. Nell'89 era bello, noi con un pallone ci divertivamo, adesso mi sa che solo un pallone non basta più. Quindi stiamo cercando nuove forme di animazione, proprio per rendere sempre entusiasmante le nostre attività. Quindi chiudiamo con un in bocca al lupo a tutti i bambini e a tutti gli animatori, e sicuramente verremo a fare qualche incursione e a vedervi all'opera. Vi aspettiamo proprio per il Grest 2023, e se non fosse un sogno, ripercorrendo le orme di Don Bosco, quel famoso sogno.